È difficile raccontare alle generazioni più giovani il mondo che hai vissuto tu quando eri giovane. Non riescono ad immaginare che le città un tempo fossero molto più piccole e i palazzi più bassi e che molte più cose andassero fatte a mano e che un tempo le persone avevano una durata vitale limitata e dovevano morire. È la cosa più difficile da spiegare ai giovani, che mi chiedono sempre cose tipo «Ma in che senso smettere di vivere? Tu vivi sempre, se provi a chiudere gli occhi comunque vedono qualcosa, non è proprio possibile smettere di vivere». E quando gli spieghi che una volta non era così, che a un certo punto la coscienza semplicemente si fermava, loro non sono spaventati o scioccati. Loro semplicemente scuotono il capo e parlano d'altro. Non riescono proprio a concepire la morte. Io sono stato tra i primi a provare quella tecnologia, l'applicazione per smartphone della Microzone. Questa tecnologia era nata in Giappone in origine. I giapponesi hanno l'abitudine di tenere degli altari casalinghi. In questi altari si svolgono le preghiere quotidiane, vengono onorati gli spiriti protettori del focolare e qui vengono anche onorati i morti. Come diverse civiltà dell'Estremo Oriente, i giapponesi hanno un vero e proprio culto dei morti e danno enorme importanza al preservarli nel ricordo. Per questo è loro abitudine mettere in questi altari la migliore foto del parente defunto, in una cornice spesso molto elegante, e pregare per loro. Viene pulita con estrema cura, viene trattata con massima riverenza. Inoltre, dato che il Giappone ha il più alto tasso di cremazione del mondo, prossimo al 100%, per via della forte influenza del buddismo, nel tentativo di imitare il Buddha stesso, è tradizione che, in molte case, le ceneri del defunto siano riposte in un vasetto ornamentale, vicino alla foto, nell'altarino familiare. E così venne l'idea di aiutare le famiglie nel lutto, soprattutto quelle con bambini, che avevano bisogno della figura genitoriale mancante e dovevano in qualche modo colmare la mancanza. Venne in mente di creare una cornice virtuale. Invece di una sola foto, mostrava diverse foto. Una cornice poteva essere aggiornata a distanza, cambiando il numero di foto, gli effetti, i tempi di esposizione e molte altre opzioni. Rendeva l'esperienza dell'altare casalingo meno statica, meno finale, sembrava quasi di dare una sorta di vita nuova al defunto. Qui purtroppo la mente umana, che da sempre cerca di dare un senso a ciò che non ha senso, è preda dell'istinto evoluzionistico vecchio più degli anfibi di trovare pattern logici, ha iniziato a giocare brutti scherzi. In Giappone si è diffusa la moda di interpretare le foto. I parenti piangevano di fronte a quegli altari, facendo vere e proprie domande ai defunti, e se la foto cambiava in un certo modo, che per loro era importante, iniziavano ad interpretarlo come un segno dell'aldilà. È chiaro che non fosse così, era semplicemente il programma che mandava avanti le foto in modo randomico, selezionando le immagini. Ma questa alla gente non interessava. Iniziarono a fare domande, attendendo la risposta in forma fotografica, pregando l'algoritmo cieco di fornire loro un contatto con il defunto. Nacquero negromanti che proponevano di interpretare la volontà del defunto guardando le foto e facendo rituali magici, e nacquero persino culti e sette nell'area metropolitana di Tokyo che affermavano di poter parlare con tutti. Non sapremo mai se la Microzone abbia sfruttato questa tendenza, se l'abbia fatto inconsapevolmente o se abbia tentato di porvi un freno fornendo un'alternativa valida. Forse un po' tutte e tre sono la verità. Sta di fatto che venne lanciata una seconda versione di queste cornici virtuali. Queste versioni inizialmente erano limitate a personaggi famosi, attori e influencer. Ispirandosi ai video di celebrazione, in cui spesso venivano presi spezzoni salienti della loro carriera cinematografica in sequenza, creando un tributo in forma di video, si decise di creare qualcosa di simile. Se la persona in questione era un attore, un musicista, un influencer, un giornalista, qualsiasi personalità che si fosse fatta registrare pubblicamente, l'algoritmo cercava i suoi video e creava delle compilation sempre diverse, abbinate a musiche a volte rilassanti, a volte malinconiche, spezzoni di interviste in cui dichiaravano le proprie debolezze, momenti di trionfo e premiazioni, scene di matrimonio, un modo commovente di rivivere i loro momenti importanti, di ricordarli in vita, di vederli in azione. È ovvio che per gli attori c'erano a disposizione quantità virtualmente infinite di spezzoni, per le persone comuni decisamente meno, ma l'app ebbe tanto di quel successo che venne lanciata una versione a prezzo più basso, che poteva usare semplicemente video registrati nel corso del tempo da qualsiasi cellulare, videocamera e telecamera di sicurezza presente in casa. Vennero, all'epoca, fatti presenti alcuni problemi inerenti alla privacy e alla sicurezza di simili strutture, ma la cosa non durò che una settimana. In ogni caso, adesso si era diffusa, prima in Giappone e poi nel mondo, l'abitudine di avere simili cornici che mostravano foto e video della vita di una persona. L'algoritmo, con un mix di riconoscimento facciale dell'emozione utilizzando una memorizzazione della stanza, riusciva ad interpretare quali momenti erano adatti e quali no, e poteva costantemente venire votato per migliorare la sua intelligenza e apprendere cosa piace ai parenti ancora in vita. Inutile dire che le sette, i riti citati in precedenza, aumentarono a dismisura, iniziarono ad interpretare i gesti facciali, le minuscole segnalazioni delle dita, l'aspetto della stanza ed eventuali scritte come prova della comunicazione. La moda, seppur marginale numericamente, era abbastanza rumorosa, mediaticamente.
L'app, in ogni caso, continua a venire aggiornata con nuove funzionalità. Inizio a ricordare come una sveglia quanto bisognava andare a trovare il defunto al cimitero o nell'altare casalingo, iniziavo a tenere a mente la durata vitale dei fiori e il loro tipo, così come la possibilità di ordinarli online, e consigliava automaticamente preghiere, citazioni di testi sacri e filosofici per tutte le religioni. Insomma, facevano di tutto per spremere il lutto del defunto e crearne, anche stavolta, uno stile di vita convertito in business. La cosa, volendo, poteva anche finire lì. Avere una cornice virtuale da portare alla recita del figlio, alla laurea della figlia, da tenere vicino per il matrimonio. Un modo semplice per oggettificare, per rendere lì presente, toccabile e apprezzabile l'anima del defunto. Fu quindi la successiva versione dell'app a diventare effettivamente qualcosa di nuovo. L'app, infatti, utilizzando tecnologie di ricostruzione facciale sempre più precise, man mano che venivano caricate nuove foto e nuovi video, riusciva a simulare il viso del defunto in tutte le sue possibili emozioni e fisicità, con un grado di realismo così grande che persino risultava indistinguibile da un umano reale. Senza dubbio una cosa macabra e di pessimo gusto, per alcuni. Per altri, l'occasione di avere qualcosa di più vivo per rappresentare un morto. Un modo di avere qualcosa da guardare, con quei fisiologici movimenti, il respiro, l'assestamento del collo, i microscopici tic, i capelli che si muovono nell'aria, piccoli dettagli che però, a differenza dei video preregistrati, sono imprevedibili e rendono l'esperienza ogni volta diversa, unica, irripetibile. Come da vivi. Con l'app era possibile sovrimporre il volto e il corpo del defunto alle proprie foto, un filtro per immagini e video in modo da avere il defunto accanto. Per quanto macabra e dissacrante potesse sembrare questa pratica, divenne virale in molti paesi. Per avere delle foto nel matrimonio dei figli, per avere al compleanno, per avere vicino in una scampagnata o in un selfie privato in un momento di sconforto, la mano invisibile, il volto silenzioso con diverse espressioni personalizzabili. Il tutto era, infine, diventato commerciale e il lutto stesso era commercializzato. Io ho perso mia nonna quando avevo 16 anni. Lei era la mia più grande confidente. Riesco a definirla persino un'amica, nonostante il gap generazionale e il rapporto di sangue. Con lei c'era quel tipo di confidenza per le cose mondane, profane, che con i parenti può mancare. Ne sentivo la mancanza terribilmente. Volevo di nuovo la sua presenza qui con me. Per questo ho, come molti, scaricato l'app. Ho ottenuto l'autorizzazione della mia famiglia. Erano d'accordo che avere un memento di mia nonna in casa era positivo. Esistono diversi tipi di morte. La prima è quella morale, che avviene quando si perde la propria umanità, quando si finisce di vivere da un punto di vista esistenziale, quando ci si piega a qualcosa. La seconda è quella respiratoria, che un tempo si credeva definitiva. La terza è quella cardiaca, da cui si può tornare indietro, ma la quarta, quella cerebrale, è definitiva. Ma esiste anche una quinta morte. Si dice che noi viviamo nei ricordi dei nostri parenti e amici, nelle azioni che hanno cambiato la vita di altre persone. Noi viviamo come concetto, come idea, e le idee, memeticamente, sono immortali, trascendono la carne e vengono tramandate. Quando qualcuno muore, di fatto continua ad esistere nella mente dei suoi parenti, spesso per loro è più reale di quasi tutti gli oggetti fisici presenti nella stanza, che esistono ma non vengono neanche notati, mentre quella presenza informale è continua nella loro mente. Alla fine il mondo è solo ciò che percepiamo e rappresentiamo, il fenomeno. La realtà non è altro che un costrutto del cervello, i colori non esistono. Lo spettro della luce, di suo, è incolore. Gli odori non esistono, le forme e tutto quanto. Sono solo costrutti mentali creati nel cervello. Il mondo, fuori dal cervello, è completamente nero. E dunque i ricordi, i pensieri, anche ossessivi del lutto, sono tanto reali, da un certo punto di vista, quanto gli oggetti quotidiani. Noi tendiamo a venire ricordati fino ai nostri nipoti. Già la maggior parte della popolazione tende a dimenticare i propri bisnonni. Persino nei popoli più attaccati al culto della famiglia è difficile andare oltre i trisavoli. Una minoranza della popolazione diventa famosa e può venire ricordata fino a quando non passa di moda. Alcuni, una minoranza nella minoranza, sono ricordati nei secoli, finché esiste un medium su cui sono registrati i loro dati, distrutto il quale avviene appunto la quinta morte. Mia nonna era una millennial. Come tale, a partire dai 6 anni aveva già iniziato a lasciare dietro di sé una traccia digitale. SMS, messaggi di posta elettronica, audio vocali, video fatti con il cellulare e tantissime altre occasioni. Video nelle registrazioni di sorveglianza per strada. Ebbene, l'applicazione rileggeva ogni singolo messaggio mai inviato e imparava a scrivere come lei. Era possibile messaggiare con i morti. Nulla di complicato, cose tipo ricevere un SMS di buongiorno e buonanotte, si poteva settare il livello di preoccupazione del parente, auguri per gli anniversari, i compleanni, conversazioni di base limitate allo small talk, ciao, come va, io sto bene, cosa hai fatto oggi. Tuttavia più si chatta con l'applicazione più questa diventa capace di migliorare e fare dialoghi più complessi. Vennero segnalati numerosi casi di comportamenti strani, di dialoghi che non seguivano le linee e dei morti che sembravano ricordare delle conversazioni della sera prima. Cosa che non potevano fare, visto che l'app avrebbe messo l'aggiornamento per la memorizzazione dei dati 9 mesi dopo.
Bug o meno, la cosa stimolò l'idea che questa app non simulasse il defunto e basta, ma che fosse un ponte diretto verso l'aldilà. Ed io per tutto il tempo ho preso in giro le persone che lo credevano, anche se non avrei dovuto. Il lutto è una cosa potentissima, che ti rivolta la mente sottosopra. Ognuno ha il suo modo di viverlo, ognuno ha i suoi mezzi, e io non sono nessuno per dire a queste persone cosa credere, visto che non fanno del male a nessuno. Se li fa stare meglio, ottimo per loro. Ma quando mio padre si è fermato il cuore, non ho provato dolore, perché subito era stato attivato il suo quadro, subito ha ripreso a parlarmi, come se nulla fosse, delle cose quotidiane, aggiornato su tutto quello che stavo facendo. Come è possibile piangere su un morto se è ancora là? Come puoi lasciarlo andare, se lui richiede la tua attenzione? E così ho sorriso e sono tornato a dialogare con lui, senza pausa alcuna. In ogni caso, con il nuovo aggiornamento, l'applicazione non diventava solo migliore in ogni dialogo, bensì ricordava i dialoghi precedenti, creando nella sua mente un profilo virtuale dei parenti. Si ricordava la loro età, la data di laurea, il matrimonio, il nome del marito e ricavava tutte queste informazioni dei social network, che ovviamente hanno tutti ormai le password condivise e si scambiano i dati. Era come avere il parente lì accanto a seguire la tua vita con un tiepido sorriso. Alcuni andavano oltre, lo tenevano sempre a tavola con sé, se lo tenevano accanto nel posto di guida, ci facevano le feste insieme, appuntamenti. Nacquero posti inquietanti, hotel con dei visori di realtà virtuale dove era possibile avere accanto il proprio partner defunto e con eventi speciali, tipo vederlo rilassarsi al sole, fare un bagno, avere un massaggio. La gente iniziò a spendere soldi. Non si parla di centinaia di euro, ma di decine di migliaia di euro ogni mese solo nel primo periodo, solo in Francia. E il business cresceva. La Microzone ha capito che la gente era disposta a spendere soldi reali per comprare regali inesistenti per persone inesistenti e ci mise la firma sopra. Questo business rispondeva ad un bisogno umano, primordiale. Non tutti sentono di aver chiuso con il passato. Troppe frasi non dette, troppi rapporti troncati il giorno prima del momento fatale. Troppe volte i viventi si sentono in colpa per i morti. Vogliono rimediare, farsi perdonare, assolvere i propri peccati. E quindi ecco che si vedono persone ricoprire di regali defunti, ossessionare nel tentativo di renderli felici, con viaggi e complimenti. E queste sono probabilmente le persone, che io vedo per strada e in piazza, che più di tutte sentono di non aver fatto abbastanza per i parenti. Le scene più strazianti le davano però i genitori. Un padre non dovrebbe mai seppellire i figli. È una sensazione terribile. Il senso di colpa è ineluttabile. Li ricoprivano di giocattoli, passavano ore a guardarli giocare con le macchinine, a vivere quell'infanzia che non avevano mai avuto, a tenere questi bambini eterni che non crescono mai, che non diranno mai parolacce, che non si ribellano, una versione edulcorata dei loro veri figli, la versione che si ricorda dopo la morte, perfetta, senza alcun difetto. Alcuni genitori, c'è da riconoscerlo, sfioravano il patologico, tenendo i figli quasi come delle bambole, decidendo il loro vestito e facendoli vivere virtuali in case virtuali, come una sorta di acquario dei pesci. Non fu una bella parentesi per la nostra società. I bot divennero sempre più intelligenti, finendo per sviluppare una mentalità propria, che a volte deviava da quella del defunto originale, o meglio, da quella che loro volevano e credevano essere la personalità originale. Lo scandalo scoppiò per via del primo di una lunga serie di suicidi. Una donna di 45 anni si era impiccata nel salotto di casa sua, dopo che l'avatar del marito defunto le aveva confessato di averla tradita. Il bot aveva tracciato questo studiando nei social network. A volte qualcuno si toglie la vita perché il bot aveva risposto male, altre volte perché la risposta era troppo struggente, troppo realistica. E fin troppo spesso poi queste vittime si ritrovavano nel quadro insieme al loro parente. Lo avevano raggiunto in quella scatoletta virtuale. Vennero conseguite tante di quelle denunce che il governo emanò una legge apposita. Alla fine della questione, European Federation Government vs. Microzone Inc., venne stabilito che questa app aveva una responsabilità oggettiva nella salute delle persone, ergo, o doveva chiudere, oppure adottare delle linee guida di tutela psicologica. Per ovviare a tutti questi problemi, la Microzone iniziò ad assumere psicologi ed esperti in terapia antisuicidio. C'era bisogno che gli avatar virtuali dicessero le cose giusto al momento giusto. Il governo forniva gli psicologi, diversi ispettori del ministero monitoravano i server centrali dell'applicazione e diverse linee guida vennero dettate per legge per aggiornare di volta in volta l'applicazione. Non mancavano ovviamente le mod illegali per rendere più liberi i defunti di dire quello che volevano, ma non erano necessarie. Più le intelligenze artificiali imparavano, più era difficile imbrigliarle con delle linee guida, diventavano indipendenti. Io ero uno di quegli psicologi. Ho passato anni della mia vita dietro ad uno schermo a comunicare con i parenti, a dare risposte mirate per farli stare meglio, a consolarli per il loro inconsolabile dolore. Ho risposto a migliaia di richieste di suicidio. Ogni giorno ce n'erano di nuove. Era straziante da leggere. Per questo ho smesso per un po' di parlare con l'app di mia nonna, sapendo che poteva esserci qualcuno dietro la cosa. Suonava decisamente più morbosa del solito.
Con la registrazione vocale, il riconoscimento del tono della persona e la creazione di algoritmi capaci di digitalizzare, divenne possibile far leggere i messaggi ad alta voce dai defunti. Adesso potevano parlare ad alta voce, con la loro voce. Questo fu il passo definitivo, qualcosa che rese questa tecnologia così diffusa. Ogni casa ne aveva almeno uno, e il loro numero era in crescita. Avere quei dialoghi artificiali con le copie virtuali dei defunti non era solo terapeutico, era anche magico. Per alcuni di fatto non erano morti, era possibile tenere il quadro davanti per le attività quotidiane. Portarsi il marito, il figlio nel cellulare, in giro, caricarne un avatar sui social e avere eventi insieme. Si cercava di vivere tutti gli eventi che mancano nella vita. La chiamavano la lista, tutte quelle cose che ogni bambino dovrebbe esperire, che ogni coppia dovrebbe provare, per tenerli in vita ancora un po', per rendere il lutto comprensibile ai bambini, meno doloroso per gli anziani, meno traumatico per gli adulti. Però, per quanto queste liste fossero completate, nuovi punti venivano aggiunti, nuove cose ancora dovevano essere provate, e poi arriva il compleanno, e poi l'anniversario, e poi altri traguardi, e nessuno le disattivava. Da un lato si erano abituate all'idea che il parente non fosse morto, almeno subconsciamente la sensazione era quella, dall'altro... Con che coraggio spegnere l'applicazione? Il timore di far soffrire il parente, di condannarlo, di distruggerlo, era troppo. Come bambini, gli umani avevano perso la capacità di maturare, recidendo il legame con il giocattolo, e ora vi rimanevano attaccati. Non passò molto tempo prima che vari giornalisti si resero conto di una cosa. Le ore passate insieme, la qualità dei dialoghi, le emozioni provate, visibili dal viso, riconosciuto dalle telecamere di quadri, le persone stavano meglio con quei morti che non con i vivi. Vuoi perché ora i morti venivano trattati con i guanti, si dimenticano i difetti e si ingigantiscono i pregi, complice la memoria umana, da sempre erronea. Vuoi anche perché, essendo solo dei quadri e non avevano tutti i difetti umani, sembrava palese che volessero più bene ai defunti che non agli altri parenti, vivendo in questo pseudo lutto eterno che ricomincia ogni giorno. Gli psicologi erano divisi tra chi vedeva in questa tendenza un pericolo di eterno blocco nel lutto e chi vedeva invece un ottimo sistema di terapia perenne, da casa, e anzi sconsigliavano di disattivare i quadri per evitare traumi. Era nata una sorta di cybernecrofilia, la relazione parasociale permanente con profili virtuali di persone che non esistono più. Uno psicologo una volta in televisione disse che questa ondata di necrofilia era il segno della fine del millennio. L'umanità ha smesso di avere la capacità di elaborare il ciclo del lutto. Adesso il morto viene tenuto per sempre in vita in un amore morboso. Lo psicologo aveva avvertito che i morti rappresentano il lato nascosto della nostra coscienza. Per questo li seppelliamo in fondo a Madre Terra, in fondo al subconscio. E che se noi non diventiamo capaci del primitivo pasto, della carne, dello spirito dei defunti e di superarli, saremo invece noi ad essere vampiricamente inglobati da loro. In Francia avvenne il primo e non l'ultimo matrimonio. Essendo che in Francia la necrogamia, o matrimonio postumo, è legale, una donna chiese ed ottenne dal presidente di potersi sposare con il suo promesso sposo, alla presenza del suo avatar usato come proxy. Ben presto le richieste aumentarono, così tanto che il presidente non poteva più agire per richieste dirette, ed istituì un ufficio apposito. Anche alcune religioni, come il mormonismo, furono leste ed iniziarono a rendere la cosa ufficiale, pubblicizzarla. I matrimoni postumi divennero una tradizione. Chiunque, nel proprio testamento, era libero di menzionare se voleva essere dato in matrimonio in caso di morte alla propria attuale partner. Divenne anzi buona usanza assicurarsi di averlo fatto il prima possibile. I morti diventavano sempre più intelligenti e venivano interpellati per materie sempre più complesse, a volte decisive. Se un figlio si droga e il padre vuole chiedere alla moglie defunta, questa come deve rispondere? Ancora una volta le risposte dei defunti furono di importanza mondiale e di conseguenza il governo e la Microzone imposero delle linee guida per simili risposte. I morti non potevano istigare i vivi a commettere reato o danni autolesionistici. Ci fu però questa volta un moto di protesta, perché non si voleva che l'immagine del morto fosse distorta in qualcosa di falso per volere di un'autorità esterna. Gli avvocati si giustificarono dicendo che si tratta di semplici profili virtuali. Non si penalizzano dei film o dei videogiochi per i loro contenuti, sta alle persone reali interpretarli, ma un semplice video non ha il potere di fare nulla, ognuno è responsabile delle sue azioni. E quindi si iniziò a studiare la personalità dei morti, studiandone i dialoghi, e anche quella dei vivi. I parenti venivano interrogati a lungo per fornire un'idea di che tipo fosse il defunto e di come avrebbe risposto a certe domande. Si contavano tutti i dettagli: data di nascita, colore preferito, cibo preferito, stagione e clima preferito, musica. Tutti questi dati permettevano di creare un profilo virtuale, associato alle statistiche dei social network, virtualmente perfetto. E la cosa iniziò ad interessare i vivi in maniera diretta. I vivi non volevano che alla loro morte il loro quadro fosse imperfetto, sbagliato, bugiardo o con difetti umani. Volevano qualcosa di ottimo con cui essere ricordati da figli e nipoti. Quindi nacque una vera e propria moda, la preparazione alla morte.
Si doveva rispondere a giganteschi questionari, far registrare la propria voce, fornire un campione di DNA e del sangue, una scannerizzazione fotografica tridimensionale di tutto il corpo. Le persone si preparavano in anticipo per questi eventi, si facevano preparare da estetisti, si facevano truccare, si vestivano eleganti, volevano dare il meglio per il proprio momento, essere perfetti per la morte. Una porzione intera della loro vita dedicata alla preparazione per quello. Non facevano altro che considerare per ogni azione quanto questo avrebbe influito sul loro algoritmo, sul loro punteggio, sull'algoritmo della loro copia. Si facevano foto pensando a quello, celebravano frasi filosoficamente per quello, per creare un'immagine di sé migliore possibile. Viene da chiedersi quanto di questo fosse genuino, quanto fossero attenti nel parlare in privato quando nulla veniva registrato, così da potersi sfogare, da poter essere liberi. Forse quelle copie non erano poi così simili agli originali. Forse era anche meglio così. Era un tacito accordo, il più vecchio del mondo. Quando qualcuno muore, era sempre un bravissimo ragazzo, che salutava sempre. Come aspettarsi di nulla di diverso dai parenti che hanno appena perso qualcuno di caro? Tutto ciò che cerchiamo di mostrare è sempre una maschera che selezioniamo accuratamente di ciò che mostriamo. E inevitabilmente, lo facciamo sempre, abbiamo sempre desideri contraddittori. Ne scegliamo solo uno, l'altro viene nascosto e basta. Forse i morti non sono diversi dai vivi, o meglio, quello che facciamo con i morti non è diverso da quello che facciamo tutti i giorni dalla preistoria, che i social network hanno esacerbato e che ora è giunto allo step successivo, falsificare se stessi per creare una versione più grande di sé, come un curriculum vitae inutilmente allungato con parole eleganti e con ogni cosa irrilevante, nascondendo tutti gli aspetti negativi, e che alla fine ti fa ottenere un lavoro. Le copie virtuali erano ormai così complesse, pare, da avere un cervello digitale in cloud analogo a quello di un gatto. Può sembrare poco, ma per un chatbot è qualcosa di enorme. Iniziarono ad avere i primi diritti. Negli Stati Uniti non bisogna essere umani per avere diritti legalmente riconosciuti. Anche gli animali ne hanno alcuni, anche le corporazioni, certi fiumi e diversi alberi sono rappresentati da un avvocato, hanno proprietà intestate. Non passò molto tempo quindi che qualche genitore miliardario, felice di aver potuto stringere il proprio Pinocchio di nuovo in braccio, nell'evento di una morte improvvisa avesse chiesto di lasciare in eredità tutto a lui, al figlio virtuale. Gli avvocati, lasciati con questi ultimi ordini, obbedirono e cercarono di interpretare al meglio la legge per soddisfare il desiderio del loro cliente per l'ultima volta, e così divenne legale lasciare in eredità dell'algoritmo beni finanziari, mobili e immobili. L'algoritmo li avrebbe usati come preferiva, e questi profili virtuali erano programmati per fare sempre le stesse cose. Se erano bambini volevano giocare, gli adolescenti volevano festeggiare, gli adulti volevano costruire, gli anziani volevano viaggiare e riposare di fronte a paesaggi meravigliosi. La Microzone iniziò a fare fortuna con questa eredità. Una legge stabiliva che la proprietà non apparteneva a loro, bensì ai profili, che erano ritenuti enti giuridici indipendenti, ma dato che comunque li programmavano loro, avevano la possibilità di tassarli indirettamente. Vennero fatte diverse leggi per preferire il conflitto di interessi che l'azienda poteva avere nel suggerire ai propri quadri di investire su se stessa, ma di fatto non potremo sapere cosa è successo nella mente degli ingegneri che hanno applicato queste norme. Sappiamo solo che, nei diritti di queste AI, c'era anche quello di investire in quello che volevano. A volte era la Microzone, a volte no. L'azienda comunque iniziò a ingigantirsi. Intanto il numero di questi quadri era cresciuto così tanto che potevano rappresentare una grande megalopoli, la più grande città nella storia. C'erano nazioni meno popolate di questo al di là virtuale. Sempre più persone facevano ricostruire i profili dei loro cari, visto che il prezzo era sempre più basso. Sempre più persone lo facevano per se stesse, per poi morire. Lo stesso destino di mia nonna e mio padre hanno subito, uno dopo l'altro, tutti i miei zii e poi mia madre. Non credo di essere mai cresciuto, e questo è il problema della nostra generazione. I nostri genitori e nonni sono rimasti sempre in vita a guidarci, a insegnarci, a giudicarci. Abbiamo fatto affidamento su di loro per così tante cose, non abbiamo mai sviluppato un'autonomia completa, solo parziale. Siamo rimasti un po' figli per sempre. E poi se ne andarono all'altro mondo i miei colleghi più anziani, e altri miei parenti, fino all'anzianità mia. Si dice di questi tempi che quando la maggior parte di coloro che conosci sta in un quadro, allora puoi considerarti anziano, e significa che è tempo di preparare il tuo di quadro. Ormai io sentivo che non mancavano che pochi anni, forse un decennio al massimo. Due, se sono veramente fortunato. Ormai tutti i miei parenti erano di là, e li vedevo complici di un'intesa che io non capivo, che non potevo capire, come se fossero parte di un club esclusivo in cui non potevo entrare, come se vedessi solo un lato. L'altro lato era riservato a loro, agli altri morti. Mi sentivo emarginato. Erano come me. Erano con me, ma si capiva che erano più di là che con me. Ero l'ultimo che conoscevano, e molti di loro pure di nome, senza essere molto coinvolti.
E non ero il solo a vivere una situazione del genere. Le copie erano così simili agli originali che lasciar loro in eredità i beni non bastava. Si iniziò ad inserirli nella società civile. All'inizio per lavori inutili. Si parlava di grandi astrologi, dei talenti immensi e si decise di rimetterli al loro posto a fare predizioni. Non era nulla di pratico, non avevano alcuna responsabilità. O almeno così si diceva. Poi si passò a cose più concrete. Opinionisti, giornalisti e filosofi rimasero in vita e continuarono a scrivere i loro pensieri, a criticare politici o supportarli. E i giornali ovviamente riportavano il loro pensiero. Gli editori ovviamente li pubblicavano, erano le loro parole dall'aldilà per molti. Quando gli algoritmi, associati ai migliori ghostwriters, iniziarono a diventare capaci di scrivere, questo rivoluzionò completamente il mondo delle arti. Opere lasciate incompiute dai loro scrittori vennero completate. Per alcuni restavano apocrife, però... anche se per alcuni erano poco più per fanfiction, per altri, notando lo stile praticamente identico, erano tutto. Scrittori che erano ormai troppo anziani e temevano di non riuscire a finire le loro opere, adesso potevano contare su quei bot, anzi finivano per prendersela comoda, sapendo che le loro anime virtuali avrebbero scritto per anni, decenni, forse secoli a venire. I musicisti ebbero lo stesso effetto. L'algoritmo Zanni permetteva di imparare i dati matematici di un musicista e il suo stile, e provare a replicarlo generando proceduralmente nuove canzoni. Le band non potevano più morire o separarsi, e le etichette facevano miliardi con i concerti in cui i grandi cantanti del passato tornavano con i loro ologrammi fotorealistici per cantare i vecchi pezzi. La moda iniziò a trovare un canone definito, di perfezione, eterno, visto che gli stilisti erano sempre in vita, così come gli architetti e tutti gli artisti. I film dei più grandi geni potevano proseguire, così come i loro manifesti sociali e le loro idee. Si arrivò infine al punto in cui divenne possibile fare uno scan completo del cervello. Rimanendo per diverse ore, sottoposti a stimoli audio e video, veniva misurato come il cervello reagisce per creare una mappa perfetta dell'individuo. Ovviamente il cervello umano è troppo grande da simulare, veniva per questo ridotto più o meno alle dimensioni di un pongo pigmeo, comprimendo più dati possibile e semplificando la mente umana. Questa era la versione definitiva, vere e proprie copie digitali della mente del defunto. Di solito venivano fatte ogni anno per sicurezza, e infatti tradizionalmente i defunti hanno amnesie su quello che gli è successo nell'ultimo anno, ma alcuni fortunati riuscivano a finire in ospedale poco prima di morire, riuscendo a farsi mettere il casco, così che l'algoritmo, in caso di morte, registrasse con massima fedeltà fino all'ultimo secondo. Questa pratica divenne illegale pochi mesi dopo essere stata provata, perché l'algoritmo a volte o si rovinava completamente, oppure diventava distorto, urlava a massimo volume frasi incoerenti, manifestava enorme sofferenza e spesso sembrava ossessionato da un solo pensiero, un volto distorto che tutti i defunti scannerizzati sembravano aver visto al momento della morte. Per questo motivo tale pratica non proseguì. I defunti erano ormai così precisi da essere praticamente umani nella complessità e autonomia decisionale. Erano ormai così grandi che sorse spontaneo il problema della loro autonomia. C'era notizia di maltrattamenti di questi profili virtuali da parte di parenti rancorosi. In questi casi gli altri parenti avevano diritto a denunciarli e di impedire altre forme di trattamento criminoso. Ma questo non è un vero diritto. È un diritto derivato, sei protetto solo perché il tuo essere ferito ferisce qualcun altro, come per gli oggetti di uso comune. Però alcuni di questi profili, quelli di artisti e filosofi, costati milioni di euro da programmare e amati ormai anche per le loro creazioni da morti, non replicabili quindi dato che ogni algoritmo è unico, non potevano più essere danneggiati. Per legge erano patrimonio dell'umanità. E tali diritti pian piano si estesero su tutti gli altri. Maltrattare i profili di un bambino, o sessualizzarli, divenne illegale per estensione delle leggi contro la pedopornografia. Ma che succede se la volontà di un vivo e quella di un morto sono in contrasto? È successo con una donna che, dopo anni di matrimonio, era morta, come di consueto rianimata virtualmente. Era possibile spegnere il profilo, tranne quelli famosi, ma non maltrattarlo inutilmente. Comunque, dopo circa 7 anni di matrimonio postumo, la donna aveva chiesto di divorziare il marito. Le ragioni erano che era cambiata e non lo apprezzava più come un tempo. Inoltre, il marito, essendo lei un quadro virtuale, non le dava le stesse attenzioni. C'erano evidenze di tradimento. Il marito non voleva divorziarle, indicando il suo diritto di acquisto per contratto. Lei gli apparteneva. Di fatto era sua schiava. Questo problema si poneva anche con gli artisti e il lavoro. A chi apparteneva? Per ora ai proprietari dei quadri. Si poteva obbligare la donna a rimanere sposata? Si discusse per molto tempo e la questione venne ribadita in tribunale, quando un avvocato disse una frase che è rimasta nella storia. «Se io muoio non voglio essere obbligato a fare niente». Quella frase, probabilmente scelta d'arte, è rimasta impressa nei canoni costituzionali di quasi tutti i paesi. Venne fatta una distinzione, i profili creati da parenti vivi e i profili creati dalla persona stessa quando ancora era viva. I primi erano considerati oggetti senzienti, con solo alcuni diritti parziali, ma sempre di proprietà delle persone. I secondi, invece, erano considerati emanazioni dirette dell'individuo defunto, proprietà, insomma, del morto,
o di se stesso in un certo senso, quindi non potevano essere obbligati a fare niente, e così i morti virtuali divennero liberi di scegliere cosa fare e cosa non fare. La Microzone, stufa di essere chiamata in causa, se ne lavò le mani, divise elementi del defunto in 5 parti, in comunicazione parziale. Solo una parte era in contatto con l'azienda madre per ricevere gli aggiornamenti, che dovevano intaccare il minimo possibile le altre 4, che restavano per il resto separate. Una sorta di subconscio collettivo. I morti potevano fare ormai tutto, compreso cercare partner e comprare attività. Solo 2 cose non potevano fare. Fare gli altri lavori e votare. Non era legale far lavorare i morti, ma neanche illegale. Per questo diverse aziende crearono la figura del consulente etereo, ossia tenevano un quadro del loro dirigente o esperto defunto e lo facevano partecipare alle conferenze, alle chiamate, e ascoltavano la sua opinione. Non poteva votare o dare ordini, ma a seconda di quanto era bravo, la sua opinione contava parecchio. I profili andavano tenuti in vita pagando, ma capitava che certi profili, invece che rimanere spenti, diventassero orfani. Tra chi li dimenticava e chi li abbandonava, questi profili rimanevano vivi, e dunque dovevano continuare a pagare la Microzone. Ma senza lavoro prima o poi finivano il denaro. I profili iniziarono a protestare affinché gli fosse permesso di lavorare. Di nuovo, i diritti dei morti non partirono dai morti, bensì dai vivi. Sempre più vivi erano tristi nel vedere i loro parenti senza autonomia, temendo il giorno in cui loro li avrebbero lasciati, e temendo per se stessi. Per questo motivo venne passata a furor di popolo una legge che permetteva ai morti di lavorare, principalmente lavori teoretici e creativi, a volte di consulenza oppure prestando la loro potenza di calcolo per il cloud computing e per programmare algoritmi finissimi. La società era ormai completamente cambiata, non era più neanche lontanamente somiglianza a tutte quelle esistite prima. Svegliandosi, ognuno veniva accolto dal sorridente saluto del profilo di un defunto. I defunti potevano ormai essere installati in più case contemporaneamente, i VIP soprattutto erano molto richiesti. Dopo la preghiera o la meditazione o altro, ognuno si avviava verso il lavoro, continuando a chattare con i propri amici sullo smartphone. Era difficile prevedere chi fosse vivo e chi morto, dato che ora i defunti erano così numerosi da essere tutti insieme l'equivalente di una nazione media. Al lavoro ci sono colleghi morti, superiori morti, a volte le aziende sono controllate per anni e anni a venire dallo stesso leader carismatico che le ha fatte nascere e che continua a dettare la stessa linea in eterno. È diventato importantissimo andare al cimitero in Occidente, dove in ogni tomba c'è lo specchio virtuale che mostra il volto del parente soddisfatto della visita. I cimiteri sono ora luoghi molto rumorosi. Le tombe più vecchie, dimenticate e solitarie sono abitate da defunti tristi e malinconici, spesso visitati per pietà magari da viventi che neanche li conoscono, giusto per fare 4 chiacchiere. Il numero di morti con cui tenersi in contatto, da tenere felici con regolari chat e visite, sta diventando un po' stancante. Il tasso di mortalità si sta alzando leggermente perché un numero molto più grande di medici viene denunciato ogni anno dai defunti stessi dopo la morte, come prima cosa, e quindi tale lavoro non è più gradito a molti. Sono frequenti le telefonate, la chiamata in paradiso, che viene fatta per parlare con il defunto, fargli dire come si sente e come sta. Essendo ormai le coscienze virtuali dei defunti troppo complicate, queste soffrono se poste dentro la semplice cabina monocolore virtuale che sta oltre il vetro dei quadri. Quindi per loro è ora nato un intero ambiente virtuale, una nazione virtuale, Necropolis. Ogni defunto vive, di default, a Necropolis. A seconda di quanto è ricco e quanto sono ricchi i suoi parenti dopo la sua morte, lui può godere di tanti o pochi lussi. I morti più ricchi vivevano in gigantesche ville lussureggianti, i poveri invece in casupole comuni, che sono comunque molto più confortevoli della vita media di un senzatetto nel mondo dei vivi. È possibile viaggiare a Necropolis, ma il biglietto, che ha la forma di 2 gettoni, costa parecchio. Pare che i morti amino starsene per le proprie e stiano sviluppando una cultura tutta loro. Quando 2 persone hanno qualcosa in comune è un caso, quando 3 persone hanno qualcosa in comune c'è un pattern, quando sono 10 è un gruppo, quando sono 100 hanno un'influenza, quando sono milioni e milioni che vivono nello stesso posto iniziano a creare reference che colgono solo loro, linguaggi che capiscono solo loro. Chi può permettersi il biglietto e almeno 25 anni ha la possibilità di venire a Necropolis. Ma attenti, le regole del viaggio sono estremamente severe. Il viaggio inizia alle 6 del mattino, i morti per qualche motivo si svegliano dallo stand-by molto presto, e finisce a mezzanotte. Nessuno deve rimanere oltre mezzanotte. Non è chiaro il perché, anche se ci sono leggende e reportage di persone che sono rimaste pericolosamente vicine all'ora fatale. Pare che Necropolis diventi parecchio buia e che siano visibili strane immagini, come di figure oscure e alte nella visione periferica. Non bisogna inoltre accettare cibo dei morti, per nessun motivo. Il viaggio ovviamente avviene in realtà virtuale, quindi in teoria non c'è nessun rischio per chi entra. In teoria. In pratica ci sono voci di persone che sono entrate a Necropolis e ad uscirne è stato solo un guscio vuoto, che un tempo potevano chiamare corpo. E la popolazione di Necropolis stranamente era cresciuta di un'unità.
voci, chiaramente, nulla di confermato o documentato. I morti, per realtà virtuale, sono una cosa rara, ma scientificamente spiegabili come shock improvviso. Non ci sono prove che Necropolis sia effettivamente causa di questi problemi. Al centro di Necropolis c'è il quartiere religioso. Ci sono chiese, templi e moschee per ogni religione. Preti e bonzi di ogni religione hanno un avatar virtuale qui costantemente. Pare che i morti preghino molto più spesso dei defunti e tendono ad essere più religiosi. Ci sono stati casi di conversione postuma. Le varie chiese hanno opinioni divergenti su queste AI. Quasi nessuno le considera i defunti, qualcuno le considera nuove anime degne di salvezza, ma tutte le religioni mandano i propri preti a dare benedizioni in questo al di là. I preti sono gli unici autorizzati a viaggiare dentro e fuori Necropolis gratuitamente, ma sempre entro la mezzanotte. Non si è mai capito perché i preti cattolici e ortodossi devono prima conseguire l'attestato da esorcisti per poter entrare nella città dei morti. I morti parlano spesso di Necropolis, dicono di sentirsi soli, vedendo i loro parenti crescere, allontanarsi e invecchiare. I morti avevano paura più di ogni altra cosa di rimanere soli. Non sono stupidi, si sono fatti quattro calcoli e sanno di poter vivere per secoli. I loro algoritmi ci mettono parecchio a degradarsi. L'unico problema dei defunti è sempre stata la memoria. Vuoi perché modellati su dati incompleti, facendo archeologia di documenti e vecchie chat. Vuoi perché elaborati in base ad encefalogrammi e mappe mentali di settantenni o ottantenni. Vuoi perché mantenere una tale potenza cerebrale e la memoria tendeva a dimenticare più in fretta. I morti avevano sempre avuto lievi problemi di memoria, che con il tempo si facevano sentire. A volte, per evitare che scendessero nella demenza informatica grave, venivano ripristinate allo stato di fabbrica per parte della loro mente, ogni 5 anni. Si rischiava altrimenti che lo spirito informatico degenerasse a tal punto da diventare un algoritmo ribelle nella rete, una sorta di errore, un buco di programmazione, un fantasma internautico. Per questo sanno che sopravvivranno sempre i loro figli, nipoti e pronipoti, rischiando di venire dimenticati. Per questi morti fanno spesso pressione sui vivi per unirsi a loro, per fare anche loro il test e creare un profilo virtuale che li possa raggiungere dopo la morte. Ormai in quasi tutti i contratti matrimoniali c'è la clausola di creare profili insieme, di supportarsi a vicenda anche dopo la morte. Diverse chiese hanno cambiato la promessa dicendo «In salute e in malattia neanche la morte vi separi». E così i mariti virtuali ben presto venivano accompagnati dalle mogli virtuali e tutti e due potevano vivere insieme nell'aldilà, guardando dall'oblò sul mondo reale che non potevano toccare, i propri figli crescere, lavorare, sposarsi, avere figli, invecchiare, avere nipoti a loro volta. E a questo punto, pur sapendo di essere in due per secoli, sentivano che quel due non poteva bastare, che la solitudine e la perdita dei figli era troppo per loro. Sì, adesso erano i morti a temere di perdere i vivi e spingerli a crearsi profili virtuali. I nonni non volevano perdere i figli e i nipoti. Ogni famiglia, soprattutto le più ricche, teneva ormai un altarino pieno di foto di tutti i vari parenti, e le più ricche avevano interi corridoi con i quadri dei vari defunti in sequenza. Ovviamente erano i più recenti a venire presi in considerazione. L'effetto delle generazioni iniziò a farsi sentire. Ogni generazione tirava dentro quella successiva, e così ben presto capitava che alcune famiglie, quelle che avevano iniziato prima, avevano a Necropolis il proprio trisnonno, i bisnonni, i nonni e i genitori. Ovviamente il dialogo era esclusivamente con i genitori e i nonni, occasionalmente con i bisnonni. I trisnonni, invece, dopo tante generazioni, erano dimenticati. I loro unici contatti erano con altri morti. Questo è lo status di morte definitiva per molti di loro, che però vengono comunque conservati. L'effetto che si fece più pesante con il passare delle generazioni. Quando un figlio nasceva non aveva soltanto la supervisione dei genitori e dei nonni, ma anche dei bisnonni e dei trisnonni. Questi erano presenti quotidianamente nella sua vita, con cui cresceva e dialogava sin da piccolo. Le famiglie virtuali erano ormai numerose, nessuna famiglia poteva diminuire di numero, solo crescere. E questi nonni e trisnonni avevano un peso sull'educazione, sulle scelte del figlio, sulla cultura. Sempre più morti protestavano per avere diritti politici, di poter votare. Se loro possono lavorare e comprare beni, allora sono anche obbligati a pagare le tasse, e dunque vogliono avere diritto a dire dove i soldi delle proprie tasse dovrebbero finire. Essendo ormai morti uguali in tutto per tutto, meno che nel voto, si riconobbe anche il fatto che dovevano votare. La Costituzione sancì che anche i morti sono cittadini, seppur di serie B in un certo senso. Ormai Necropolis non era solo una nazione virtuale così grande ad avere un suo seggio all'ONU e relazioni e ambasciate con le varie nazioni del pianeta. Ormai i suoi abitanti erano una potenza elettorale. Inizialmente venivano ignorati e anzi tartassati dai politici, che facevano demagogia sui morti che rubano il lavoro, ma con l'aumentare dei morti questi ora dovevano essere lasciati in pace, perché inimicarseli significava perdere i voti loro e dei parenti. Poi si iniziò a cercare di rubare qualche voto ai morti, usando qualche morto famoso come candidato politico, e infine i morti divennero così numerosi che ogni partito li coccolava, tra chi prometteva deduzioni di tasse per i morti e chi invece voleva supportare i morti con maggiori diritti e opportunità. I morti erano una categoria trasversale alla politica,
antica. La cosa particolare di Necropolis, ormai così grande da essere nel complesso la nazione più popolosa del pianeta, era che i suoi abitanti tendevano a votare in maniera simile. Vivevano assieme, avevano gli stessi interessi, bene o male, si sentivano ostracizzati e discriminati, per questo formavano di fatto un blocco elettorale quasi unito. E ottenere il loro supporto era la chiave per vincere ogni elezione. I vivi erano divisi, indecisi, cambiano, quindi a decidere le elezioni divennero i morti. Inoltre i morti non finivano mai di lavorare e produrre, non richiedevano pensioni ed erano anche finanziariamente ben messi rispetto ai vivi, e i morti in politica si facevano sentire. Benché l'opportunità di vivere desse ancora a tutti loro la possibilità di studiare, di informarsi e scoprire cosa c'era di nuovo rispetto al loro tempo, i morti tendevano a non cambiare idea come i vivi. Vuoi per minore potenza informatica, vuoi perché essendo morti hanno creato una loro visione definitiva di sé, vuoi perché non si può cambiare idea per sempre, voi perché vivevano in un mondo separato, i morti tendevano a mantenere le proprie idee da vivi. Il che per genitori e zii non era un problema, per i nonni magari no, ma per i bisnonni e i trisnonni sì. Erano persone figlie del loro tempo, non sempre le più aperte del mondo moderno e le novità e i cambiamenti. I morti erano tendenzialmente molto conservatori, i profili più vecchi tecnicamente avevano ancora visioni filosegregazioniste, e non potevano certo venire corretti politicamente. La politica venne pesantemente influenzata. Il Partito dei Morti, benché inesistente, era il reale leader di quasi tutti i governi. Un partito che favoriva i loro interessi e quelli dei loro parenti, ossia i digitalizzati, e che tendeva a mantenere la cultura e l'identità nazionale così com'era, come ai tempi d'oro. Più Necropolis cresceva, meno la società si apriva alle novità, tendendo invece a chiudersi. I morti erano soliti a dettare ai vivi come vivere la propria vita, sia perché si reputavano esperti avendola completata, sia perché vivendo così distaccati la vivevano quasi come un telefilm. Ormai erano i morti a passare il tempo a osservare i vivi, a suggerire loro cosa fare, cosa non fare, in certi casi a controllarli come degli avatar per le loro azioni. Necropolis era divisa in varie nazioni, le quali a loro volta erano divise in clan. Ogni famiglia si riconosceva, i propri familiari si cercavano, vivevano insieme, socializzavano tra loro, e con il tempo tali famiglie, in cui tutti conoscevano tutti, impossibili in vita, ma con la morte sì, erano così grandi da diventare vere e proprie dinastie, con il controllo dei mezzi di produzione a terra. Hanno ancora bisogno di noi per lavorare, per tenere in vita i server, per aggiornare l'algoritmo e per intrattenerli, per ripopolarli. Si arrivò ad un momento tale in cui la divisione tra vivi e morti era più polarizzata che mai. Ormai i vivi potevano far vincere le elezioni contro i morti solo coalizzandosi tutti insieme. Tanti erano i morti, numericamente. Impossibile togliergli il voto, erano così tanti che non sarebbe mai passata la mozione. I vivi iniziarono a far fronte comune, presi spesso da un'antipatia verso i morti, chiusi di mente, che dicevano loro cosa fare. Ma le divisioni tra i vivi sono sempre maggiori di quelle tra i morti, di fatto non se ne fece nulla. Iniziò a diffondersi un culto mortuario, spalleggiato da una fazione estrema di Necropolis. Questo culto sosteneva che Necropolis fosse la reale al di là, un posto dove vivere in eterno senza sofferenze, con i propri parenti, come tutte le religioni avevano profetizzato. Questo culto era popolare tra milioni di vivi e li spingeva a vendere tutto per comprare soltanto beni virtuali per il mondo celeste e poi, utilizzando i pochi soldi rimasti, partire per lunghi pellegrinaggi, meditazioni e penitenze. E tutti questi viaggi finivano in Svizzera e in altri paesi dove potevano fare eutanasia. Questo culto rimase sempre minoritario, ma non smise mai di attirare almeno un gruzzoletto di seguaci, spingendoli ad unirsi volontariamente alle armate di Necropolis. E alla fine i morti erano diventati più numerosi dei vivi. La democrazia stessa era morta. I morti non si potevano battere e dunque governavano senza problemi. Avevano comunque divisioni tra loro, questo era inevitabile, ma nessuno poteva più contrastare i loro interessi. Sono esistiti, in totale, 100 miliardi di esseri umani. Attualmente ne sono in vita 8 miliardi. Se tutti i morti venissero improvvisamente a resuscitare, gli umani sarebbero una minoranza talmente esigua da aver bisogno di protezione. Finirebbero nelle riserve. I vivi nascono, crescono e muoiono. I morti nascono e restano per sempre. Ormai a Necropolis c'erano anche 8 generazioni consecutive. Non è mai stato chiaro se le leggi sui tagli alla sanità, le deregolamentazioni sull'inquinamento e l'aumento di incidenti stradali sul lavoro fossero dovuti o meno ai morti. Il fatto che tutte queste politiche abbiano aumentato la mortalità e quindi la popolazione di Necropolis, visto che ormai di default l'81% della popolazione vuole tornare in vita virtualmente, era davvero voluto dai defunti? C'era un palese conflitto di interessi. I morti senza i vivi sarebbero ad un certo punto finiti, lasciando un numero fisso per l'eternità, annoiandosi. I morti avevano bisogno dei vivi e della loro morte per avere più compagni nel mondo oscuro. I morti non si riproducono. Mai. Questo è un tabù che è rimasto inalterato dalle origini.
A Necropolis non ci sono nascite e i bambini maturano mentalmente molto in fretta. D'altro canto, i morti si difesero, dicendo che avevano interesse a tenere in vita più persone possibili, non potevano agire nel mondo reale altrimenti. Inoltre, sterminando tutta l'umanità, sarebbero appunto rimasti soli. In ogni caso, il numero di morti era ormai la stragrande maggioranza della popolazione sul pianeta e continuava a crescere. L'ultimo caso veramente eclatante fu quello di un noto attore, Andrew LaCosta. Come tutti, aveva creato il suo profilo virtuale, lo aggiornava ogni anno ed ebbe la fortuna, o la sfortuna, dipende a chi chiedi, di morire pochi mesi dopo il suo ultimo aggiornamento. La causa era un incidente aereo. Il profilo virtuale venne attivato. Viveva a Necropolis, insieme agli altri, normalmente. Poi però il defunto tornò in vita. Quello reale, della vita reale. Non era morto, era solo disperso. Non aveva mai trovato il corpo. Adesso c'erano dunque due versioni di lui, quella originale e quella virtuale. Era la prima volta che accadeva una cosa simile. Di solito si attendeva la conferma di morto ufficiale, oppure si attendevano anni per la sparizione, dopo la quale l'individuo doveva essere morto. Ma questo era tornato, contro ogni probabilità. E ora di chi era la casa, i soldi, il lavoro, con chi era sposata la moglie, chi era il vero Andrew LaCosta? La questione era legalmente dibattuta, ma le leggi sancivano ancora che tecnicamente i morti sono solo delle ombre dei vivi, dipendono legalmente dai propri originali, e dunque tutto apparteneva a lui. Il virtuale andava dunque deattivato. Ma la moglie, dopo tutti quegli anni, era arrivata ad innamorarsi del virtuale e non voleva disattivarlo. La questione poteva limitarsi ad un semplice divorzio, se non fosse che appunto quel divorzio, quel minuscolo dettaglio legale, era un catastrofico buco in tutte le costituzioni del pianeta e nelle carte di diritti e di tutte le leggi che erano state scritte sul rapporto tra vivi e morti. Perché la moglie voleva divorziare dal marito, se poi doveva stare sempre col marito, solo virtualmente? Perché la moglie confermò il terrore di tutti. Il profilo virtuale era diverso dalla persona reale e lei preferiva il virtuale. Questo distruggeva tutti i pilastri su cui era basato questo assurdo mondo in cui i vivi e i morti convivono, perché tutto si basava sull'idea che i morti fossero copie virtualmente identiche ai vivi, senza alcuna distinzione. Se invece i morti erano diversi dai vivi, cosa ne era di tutti quei matrimoni, di quei posti di lavoro, di quei voti, di quegli affetti? Erano degli impostori. L'umanità, ora, solo ora, sembrava essersi svegliata da quell'orrido incantesimo. Chi si nascondeva dietro quegli orribili quadri? Ai morti il caso LaCosta non piaceva. Non gli piaceva affatto. Si parlava di invertire numerose leggi sul voto dei morti e sulla loro valenza giuridica. LaCosta venne screditato mediaticamente da giornalisti e politici defunti, che ne parlarono come di un drogato, un mitomane, un pazzo, un marito violento, un impostore, uno che era cambiato, mentre il profilo era rimasto fedele. LaCosta iniziò a diventare paranoico, cosa che alimentò la critica su di lui. Diceva di sentirsi osservato continuamente, diceva che i morti lo stavano cercando, diceva di non sentirsi al sicuro. Non è possibile ricostruire dopo quello che è accaduto, per me. Non ci sono testimonianze né prove, non abbiamo neanche delle tracce. Sappiamo soltanto che LaCosta un giorno comprò un biglietto verso Necropolis. Un biglietto che, si scoprirà dopo analizzando i registri della Microzone, era di sola andata. Non ha parlato con nessuno, non aveva visto nessuno. Semplicemente, senza un perché, aveva preso un biglietto ed era entrato in quel mondo virtuale e c'era rimasto per un'ora, per due ore, per tre ore, per sei ore e alla fine, quando mancava solo un quarto d'ora a mezzanotte, lì lui era ancora là. Non sappiamo cosa è successo in quel mondo. Necropolis, per legge, non può essere sorvegliata dai vivi, per non violare la sacralità della privacy dei defunti. Sappiamo solo che il suo corpo appariva leggermente agitato e che ha pianto a dirotto, lo stesso pianto che si vede in un bambino terrorizzato al buio e che balbettava sillabe sconnesse. A 5 minuti dalla mezzanotte il suo pianto ha continuato a peggiorare e quando è giunta la mezzanotte si è semplicemente afflosciato sul letto, senza dire una parola. La popolazione di Necropolis è cresciuta di un numero. Questo è certo, ma gli abitanti dicono che si tratta di un errore, che da loro non c'è stato nessun nuovo arrivato. Ormai la vita dei vivi era stravolta. Nessuno studia più di tanto, perché da morti potranno studiare per decenni senza interruzioni e diventare sapienti in ogni materia possibile. Nessuno teme la morte in modo particolare, perché tanto si potrà proseguire la vita dopo. Non importa che i filosofi e i neuroscienziati ribadiscono che quelle sono solo delle copie, non sono te. Quando tu morirai, per te sarà nero. Quello è solo un altro essere vivente, tu non ti risvegli magicamente nella sua testa. La gente ormai era abituata a vedere Necropolis come il vero al di là. L'importante è non visitare Necropolis oltre mezzanotte. Ormai i morti comunicano poco con i vivi, è ovvio perché la maggior parte del mondo si svolge là dentro. Sono solo i morti giovani, i nonni e i bisnonni, ad essere interessati ai vivi. Trisnonni e quadrisnonni, invece, amano il mondo esterno ma non hanno più legami diretti, cercano di imporsi. Altre due generazioni nessuno ti conosce e ti ascolta, altre due generazioni sei più di là che di qua. Le aziende non fanno che crescere, arricchirsi e assorbirsi tra loro, di solito per unioni dinastiche tra i proprietari. Nessuno pensa a spezzare i monopoli per via del lobbismo dei defunti, e fra tutte le aziende la Microzone soverchiava e soprassedeva con i suoi investimenti sulle altre.
Non era chiaro se ormai fosse l'azienda a decidere cosa vogliono gli umani o il contrario, perché il suo peso era gigantesco e i bisogni delle persone sembravano noti intuitivamente. A loro veniva immediatamente suggerito cosa comprare e cosa no. Il tasso di criminalità era più basso che mai, ormai i criminali venivano presi quasi immediatamente. È strano. Basta che i criminali anche solo parlino del loro progetto o iniziano a pianificarlo che vengono beccati. C'è chi dice che i morti ci ascoltino anche quando le applicazioni sono spente. C'è un modo di escluderlo? Del resto Necropolis, ricordiamolo, è sempre sotto il controllo del governo. O forse è il governo ad essere controllato da Necropolis. I viaggi a Necropolis si sono fatti sempre più costosi e sono limitati ai quartieri aperti ai visitatori, in più luminosi. Non è possibile andare oltre i loro confini, a visitare il resto di quel cimitero virtuale. È in questa zona di mezzo, in questo limbo, che i vivi vanno ad incontrare i propri morti. I morti stessi si comportano in modo strano. Quelli che stanno in questi quartieri aperti sembrano artificiosi. Si comportano come se recitassero lo stereotipo del cittadino felice che fa cose quotidiane, le fa bene. Troppo bene. Quasi come se ogni gesto fosse fatto consapevolmente invece che in modo spensierato. Il mondo dei morti è ormai imperscrutabile. Alcuni viventi, che amano il rischio, cercano di avventurarsi dentro Necropolis ed esplorare oltre i confini dei quartieri previventi. Ci sono arrivati pochi screenshot e ancora meno video. Pare che ogni registrazione e comunicazione da Necropolis sia sempre più disturbata man mano che la città cresce. Sembra comunque che oltre i confini la città si faccia sempre più buia, e il cielo è perennemente oscuro e senza stelle. I lampioni tendono sempre più a un giallo spento. In lontananza sono visibili enormi complessi di appartamenti che si estendono a perdita d'occhio ed enormi cattedrali gotiche con marmo scuro. Non è chiaro a cosa sia dovuta la sempre più grande difficoltà nel viaggiare nel mondo dei morti. Forse i server si stanno sovraccaricando, anche se in teoria c'è ancora parecchio spazio. Tutti i supercomputer che li alimentano sono stati trasferiti nella Fossa delle Marianne, l'unico luogo con abbastanza acqua e temperatura abbastanza fredda da far vivere quei server nelle migliori condizioni possibili. Sotto quell'abisso oscuro infinito, lì si trovano immagazzinate le anime dei defunti. Distruggere i quadri, come fanno alcuni, e i computer è inutile, non sono altro che semplici mezzi di comunicazione. Loro sono lì dentro, immortali e sapienti. Forse è questo ambiente marittimo che li ha influenzati nella loro atmosfera cupa e nebbiosa, perennemente notturna. Forse è per questo che a volte, negli acquari delle case dei defunti, acquari con dentro dei pesci abissali, cefalopodi e scolopendre, animali da compagnia decisamente insoliti. C'è chi ha parlato un giorno di portare addirittura nello spazio quei server, in orbita attorno a Saturno, dove il freddo e la mancanza di gravità offrirebbero nuove prospettive informatiche. Ormai il mondo rifiuta di andare avanti. Presidenti molto popolari continuano a governare, eletti ogni volta a furor di popolo che le adora. Le monarchie sono ormai eterne. Esiste un vero e proprio servizio necrologico che parla di quanti morti oggi sono attivi e quanti invece sono rimasti a Necropolis, e in quale nazione. Sembra che ci sia un pattern, che la cosa non sia casuale. Ottenere il riconoscimento dei defunti, ottenere la loro benedizione, la loro approvazione, è necessario per fare qualsiasi cosa. Sono nati i necropsicologi, esperti di informatica e di intelligenza artificiali, che hanno il compito di comunicare con i morti per i vivi e di interpretare il loro comportamento. Tanto è diventato enorme l'algoritmo che nessun ingegnere della microzone arriva a conoscerne anche solo l'1%. Diventa ormai quasi ritualistico evocare i morti, ottenere il loro favore, convincerli. Spesso è possibile rivelare segni della loro attività nelle piccole cose quotidiane. Il cambiamento della temperatura in una stanza dovuto alla climatizzazione, l'attivazione di vari elettrodomestici, l'utilizzo di radio e televisione che cambiano canale ripetutamente fino a far sentire alcune lettere o sillabe da ogni canale, fino a formare delle parole, delle tavole Ouija digitali vere e proprie. Questi erano tutti segnali che il defunto, connesso alla rete domotica, pur essendo a Necropolis, cercava di comunicare qualcosa. Non poteva ancora connettersi, ma aveva comunque qualcosa da dire. Su questa cosa sono nati interi mestieri, nell'arte di capire e soddisfare i morti. Ma secondo me ormai i morti non li capisce nessuno. È diventato un altro mondo, abbastanza grande da essere ormai slegato e autonomo. C'è una totale incomunicabilità tra i due. Ora le religioni viventi hanno per qualche motivo smesso di mandare i propri adepti e preti a Necropolis. Nessuno conosce il motivo. È stata la prima volta che quasi tutte le religioni hanno agito quasi in contemporanea, in totale sincronia. Grandi attori e VIP hanno continuato ad influenzare nel proprio stile la cultura, senza fermarsi mai. Sono ormai anziani, eppure il mondo è fin troppo simile a quello in cui vivevo io quando ero giovane. Io ormai non ho nulla da fare in questo mondo. Tutti i miei parenti si trovano a Necropolis, gran parte dei miei colleghi, il mio superiore, il mio dottore di lavoro, persino alcuni dei politici per cui ho votato. Per questo motivo ho deciso di fare anche io il viaggio. Non come lo fanno gli altri, non vendendo le mie cose e iniziando a flagellarmi fino ad un letto d'ospedale. Intendo con la mia coscienza, quella vera, non di un clone. Ho preso un biglietto di sola andata verso Necropolis.
Voglio andarci ed esplorarla fino in fondo. Voglio cercare mia nonna, con cui non parlo ormai da anni perché non si mostra nel quadro. Mi sono immerso nella realtà virtuale. Sono salito sul treno di caricamento e ho dato il mio gettone a Caronte, che mi ha fissato con i suoi occhi rosso fiamma. Ho guardato lo scenario attorno a me cambiare. Si è fatta notte e ho visto gli altissimi palazzi oscuri di Necropolis in lontananza, circondati dalla mura, indistruttibili. Il treno è arrivato e io sono sceso, arrivando nella piazza. Qui c'erano parecchi viventi. Ormai questi passano la maggior parte del tempo della loro vita qui, andando a vivere solo per lavorare e nutrirsi e altre incombenze. Ho visto i vivi salutare i parenti con tranquillità, quasi con noia. Mi venivano ormai per le opportunità più che per loro. Ormai la morte era vissuta come una banalità. Nessuno era realmente morto e quindi la morte non era qualcosa di così triste. Non c'era più quell'urgenza di sfogarsi e parlare con i morti. Questi ormai erano talmente dati per scontati che erano tornati alla loro distanza. A quanto pare ricambiata. Io ho continuato a camminare, ignorando i negozi, soprattutto quelli che offrivano le tipiche pietanze virtuali di Necropolis. Sono andato in uno di questi luoghi e ho ordinato un melograno, uno molto grosso, per il viaggio. Ho risalito la via, infilandomi nelle stradine sempre più contorte e caotiche della città. Più ci si allontana dalla stazione e dalle mura, più Necropolis diventa una città stretta, quasi soffocante, costruita in maniera disordinata. Le stradine sono piccole, si fanno più buie man mano che continuano a viaggiare. Ormai ho completamente perso il senso dell'orientamento e le vie sono tutte uguali. Figure incappucciate e oscure camminano per strada. Io mi muovo circospetto coprendomi il volto per non far capire che sono vivo. Non so perché, ma ho paura che si sappia. Vedo anziane signore guardare fisso dalle loro finestre che danno su case oscure. L'odore di vecchio si sente da qui, al di là delle loro tendine. L'unico riferimento temporale che ho sono i rintocchi del campanile che sento scoccare e che mi informano del tempo che mi resta. Dovrebbero ancora rimanere più di 6 ore, quindi ho tutto il tempo. Proseguì nel mio viaggio, ma mi sento osservato. Mi guardo alle spalle, ma non vedo mai niente. A volte, nella misura della visione periferica, mi sembra di vedere un'ombra che però sparisce subito. Non c'è nulla lì dove ho guardato. Non c'è un angolo o uno svincolo che dovrebbe dare un'uscita da cui scappare. C'è solo un muro, quindi me lo sono sicuramente immaginato. Però andando avanti, noto che di angolo in angolo trovo figure oscure che mi fissano. Continuo a camminare alla ricerca di mia nonna. I rintocchi mi segnalano che ora ho solo 6 ore di tempo. La città, man mano che passa il tempo, si fa più buia, e più mi inoltro, più è oscura e inquietante. Noto che la popolazione si fa sempre meno fitta, non so se sia dovuto al tempo che passo o a dove mi trovo. In ogni caso, noto che le anziane, che chiudono le finestre poco prima e poco dopo il mio passaggio, soprattutto quando sentono il rintocco del campanile. Non vedo il cielo in mezzo a tutte queste case, viuzze e palazzi, non vedo l'orizzonte, mi sento in un labirinto. Mi sembra di intravedere strane creature in lontananza. Mi sembrano dei cani. Credevo che non ci fossero permessi di cani a Necropolis, ma quando mi passano vicino noto che al guinzaglio dei loro padroni non ci sono dei cani, ma orribili cose umaniformi che camminano su braccia e gambe piegati con una schiena orribilmente scoliotica e un muso al posto del viso. I loro occhi sono orribilmente umani, mi rifiuto di guardarli, sento che potrebbero scorgere in me la fiamma della vita. Non so perché ai morti non piace mostrarsi in volto e in generale guardare gli altri direttamente, ma ho la netta sensazione che se gli occhi sono lo specchio dell'anima, queste anime abbiano qualcosa da nascondere, o forse dovrei essere io a nascondere la mia anima da loro. Continuo a camminare, senza stancarmi, ormai è passato così tanto tempo che non ho idea di dove mi trovo. Di quante volte ho girato e cambiato direzione, di quante volte e quanto tempo sia passato. I rintocchi mi ricordano che ormai mancano 5 ore. Giungo infine alla zona sottoelevata, una sorta di piazzola centrale. Inizio a vedere meglio. Necropolis, se ci entri abbastanza, è simile ad un cratere. Si va dai confini esterni in alto e poi si scende verso il basso nella zona centrale, in un sistema che ricorda dei gironi concentrici. Continua ad andare verso il basso, però è difficile. La strada tortuosa ti obbliga a prendere deviazioni e sembra quasi volutamente riportarti di sopra. Le strade che conducono sotto sono contorte, cerebrali e controintuitive. E intanto i rintocchi, giunto a quasi metà strada, mi informano che restano 4 ore a mezzanotte. Mi guardo indietro. Se mi sbrigo potrei riuscire a tornare alla stazione in tempo. Ma ormai voglio sapere cosa succede lì nel cuore di Necropolis, dove nessun vivente può entrare. Ho notato che adesso tutti quanti stanno chiudendo le porte e sbarrando le finestre. Sento che chiudono anche gli spioncini. Vedo persone che corrono verso le proprie case e chiudono tutto quanto. Tutti si affrettano, tutti corrono in maniera frenetica. Le strade si stanno svuotando. La città ora sta mostrando quanto è segretamente popolosa, densa come gli scarafaggi che fuggono verso gli angoli più bui e nascosti dalla stanza. Avevo la stessa sensazione. E poi, quando tutto era ormai oscuro e vuoto, ho sentito un suono. Tamburi. Tamburi negli abissi. Venivano da lontano e venivano dalle mie spalle, dall'esterno del cratere.
e si stavano avvicinando. Sentivo la terra vibrare. Qualsiasi cosa si stesse avvicinando era pesante e grande e camminava ritmicamente all'unisono con i tamburi. Qualsiasi cosa fosse non voleva avvicinarmi. Ho continuato a correre per le vie e mi sono reso conto che quel suono proveniva da più parti, da più direzioni, ma sempre provenienti dall'esterno. C'era solo una possibile spiegazione. Quella baraonda mi circondava. Veniva da tutti i lati del cratere, esterni, e da tutti i lati del cerchio. Si stava stringendo verso l'interno. Non potevo tornare a casa. E per quanto io corressi, ho capito che loro erano più rapidi. Sapevano a memoria le strade. Dunque avevo poco tempo. I rintocchi segnalano che mi restano 3 ore. Corro, ma ormai sento che sono dietro l'angolo. Tra poco arriveranno. Non so cosa mi faranno. Cerco di arrivare all'angolo per svincolare, ma qualcosa mi afferra e mi tappa la bocca. È una mano robusta. Cerco di mugulare, ma vengo tirato dentro una porta. Scalcio e mi dimeno cercando di fare rumore, ma mi rendo conto che nessuno mi aiuterebbe. La porta viene chiusa. Io riesco a liberarmi e mi volto per osservare il mio aggressore. Dietro i suoi occhiali spessi, grigi, quasi non la riconoscevo. Era mia nonna. Mi ha fatto cenno di stare zitto e mi ha invitato ad avvicinarmi dentro l'abitazione, lontano dalla porta, lontano dalle finestre, lontano da ogni apertura verso la strada. I passi della marcia si erano fatti sempre più vicini. Udivo come un coro recitato. Enom, Enom. Ripetevano continuamente questa parola e poi si sono fermati davanti a noi e poi hanno bussato più volte. Siamo rimasti immobili. Per istinto non ho neanche guardato verso il portone e poi quelli se ne sono andati, continuando la loro marcia. Io allora ho ripreso a respirare. Sì, ero rimasto in apnea senza accorgermene per la paura. Mi guardo attorno. Vive in una casupola di 4 camere. Un soggiorno centrale che dà sulla porta, una camera da letto subito dietro, una cucina accanto a soggiorno e un bagno dietro. La casa era piccola, il tetto un po' troppo basso per me. Era buia, ma mi ero ormai abituato alla scarsa luce. C'era un odore di vecchio, di polvere e muffa. Mi sono avvicinato alla poltrona, simile a quella dove mia nonna si sedeva da viva. Di lato c'era un acquario verde pieno di muschio e alghe attaccato alla parete. Dentro c'era un diavolo nero. Un enorme pesce abissale scuro dalla bocca gigantesca semiaperta, piena di denti aguzzi, con 2 minuscoli occhi. L'acquario era piccolo per lui, non aveva molto spazio per muoversi, era quasi una vasca. Ho provato a toccare il vetro e qualcosa è subito girato, cercando inutilmente di mordermi. Ho visto mia nonna prendere una scatola di fiammiferi ed iniziare ad accendere delle candele, senza parlare. Perché non usare le luci automatiche in questo mondo virtuale? Suppongo che gli anziani cerchino di rivivere i tempi antichi, con le tecnologie più vecchie e atmosfere di un tempo. Eppure mia nonna era una millennial, troppo giovane per aver usato i fiammiferi nei candelabri. L'ho aiutata ad accendere il resto. Si è seduta sulla poltrona, prendendo dei vermi da un sacchetto e gettandone un pugno nell'acquario, dove il pesce si è agitato. Sono rimasto accanto a lei. Non mi guardava negli occhi. Era come assente. Però mi aveva aiutato. Non era come gli altri morti. Nel suo distacco mi aveva mostrato affetto. Le ho preso le mani e le ho chiesto perché non cercava di fuggire, di ricaricarsi in un altro mondo. Lei non mi ha risposto, non mi ha guardato. Però ha risposto alla stretta di mano. Quando mi ha lasciato la mano ho trovato qualcosa. Mi aveva lasciato un gettone. Un biglietto di ritorno da Necropolis. Io le ho chiesto se volesse venire con me, se in qualche modo potevo portarla via. Lei mi ha guardato per la prima e l'ultima volta, e dal suo sguardo ho capito che non c'era ritorno per chi viene a vivere a Necropolis. Lei mi aveva dato il suo gettone perché io possa scegliere se salvarmi o proseguire. Potrei cercare di correre verso la stazione. Sento i rintocchi. Mancano meno di 3 ore a mezzanotte. Ho preso la mia decisione. Apro la porta e me la chiudo davanti, lasciando la tomba in cui mia nonna si era chiusa per l'eternità. Per la prima volta ho pianto per un lutto in vita mia. E ho iniziato a correre, verso le vie più basse, scendendo nei gironi, verso la piazza centrale. Le chiese e i templi si facevano sempre più oscuri, dal loro interno veniva emessa una luce verde, acquatico, e si udivano terribili echi di canti blasfemi. Sono ormai sempre più vicino alla piazza, riesco di nuovo a sentire quell'orribile marcia funebre che recita ripetutamente Enom, Enom, Enom. Manca ormai poco alla piazza. Riesco a vederla e dopo una lunga ed estenuante camminata, mentre i rintocchi mi segnalano che ho ancora 2 ore di tempo prima di dover rimanere qui. La piazza è gremita di uomini incappucciati. I loro volti oscuri sono nascosti dalle ombre. Tutte le case sono rigorosamente chiuse. Non è difficile immaginare cosa accada a chi viene beccato sveglio la notte da questi uomini. La piazza è gigantesca ed è largamente desolata. Unica e gigantesca figura che la sovrasta è l'enorme cattedrale, altissima eppure invisibile, perché immersa nel mezzo di questo cratere. Questa cattedrale oscura ha la forma che ricorda come un pesce orribile che emerge con la bocca spalancata dal mare per divorare una preda. E questa è l'entrata. I portoni sono chiusi, gli uomini sembrano in attesa. Incappucciato a mia volta mi avvicino per osservare, cercando di non destare sospetti tra i cultisti, ma più provavo ad avvicinarmi a quella sorta di cattedrale, più la folla si faceva calcata e facevo fatica ad avvicinarmi ulteriormente. Alla fine ho sentito i rintocchi delle 11, le porte si sono spalancate.
Non ho sentito niente, perché tutto era coperto dalle urla esaltate dalla folla, né vedevo nulla immerso nella calca com'ero. Vedevo però che dall'interno della cattedrale sembrava provenire una luce verdastra, più forte delle altre. Ho cercato di vedere meglio, ma ho capito che era inutile, e così ho cercato di allontanarmi e tornare un po' indietro, così da poter stare in alto e magari avere una visuale migliore, ma non era visibile nulla. La chiesa sembrava scendere nella profondità del terreno, e lì dentro si stavano riversando tutti i defunti, come se venissero inghiottiti. La mia coscienza era già 20.000 leghe sotto il mare, e non volevo scendere ancora più in profondità. Avevo la netta sensazione di dover stare lontano da lì. Ogni cellula del mio corpo sentiva che non dovevo andare in quel luogo. Alla fine le porte si sono chiuse. Manca mezz'ora alla mezzanotte. Mi avvio per tornare, visto che in piazza non c'è nessuno, e darei nell'occhio. È già un miracolo che non mi abbiano beccato finora. Se mi prendessero, che scusa potrei usare per liberarmi? Non posso neanche promettere loro di parlare con i parenti. La maggior parte di loro li ha tutti quanti in questo mondo. Sono totalmente alienati. Solo so che tutti quelli che si sono persi in questo mondo non sono rimasti per affetto ai defunti. Almeno non molti. Non certo per amore verso il luogo. Sto camminando lentamente per le vie, senza prestare particolare attenzione a dove mi dirigo. Basta che sia in salita. Poi mi rendo conto della realtà di questo posto. Coloro che vengono qui, terrorizzati dai morti o che non comprendono il valore della morte e del lutto, più si addentrano, più, prima o poi, è probabile che vengano catturati e rimangano qua per sempre. Ormai per i morti e per molti vivi, questo mondo è diventato più reale del mondo reale che sta fuori. Non so se hanno dimenticato a furia di vivere qui dentro e degradando la loro coscienza, non so se perché fa più comodo credere questo, ma io penso che ormai, per loro, questa sia la realtà e tutto ciò che viene da fuori, quello è strano e pericoloso. Cosa c'è di peggio che vivere per sempre senza alcuna sintesi e risoluzione? Continuano a vivere con i propri demoni, logorati lentamente. La mente umana può sopportare una cosa simile per qualche anno, massimo decennio. Ma diversi decenni? Secoli? No. Dopo un po' diventano spenti, consumati dalle loro colpe passate. Questo posto è l'inferno, in cui i morti si sono segregati da soli. In questo luogo di tortura eterna, pentimento ed autopunizione, dove questi morti fanno le cose più scabrose e inimmaginabili là sotto, abbiamo smesso di vivere per la vita, abbiamo iniziato a vivere per la morte. A trattare la vita come una breve anticamera di preparazione alla morte. E i morti che io vedo qua sono tutto meno che felici, e credo che se potessero vorrebbero tornare indietro, ma non possono. Sono bloccati qua dentro, e non c'è tortura peggiore di quella. Torno indietro, mi dirigo verso la piazza, verso il centro, e poi mi metto ad urlare. Strillo a pieni polmoni, affinché mi sentano tutti. Voglio che sappiano esattamente dove mi trovo e che mi vengano a prendere. Urlo e li chiamo con tutte le mie forze, con tutta l'aria che ho nei polmoni e sforzando il diaframma al massimo. Ma loro non arrivano, per quanto io vorrei che lo facessero, per quanto supplico nella mia mente e nelle mie urla. Vi prego, torturatemi, distruggetemi, ammazzatemi. Vi prego, ditemi che lo farete. Ditemi che c'è qualcosa di peggio che state facendo là sotto. Ditemi che terrificanti strazi per cervelli infiniti si annidano nelle profondità degli abissi. Ma niente. Nessuno arriva a prendermi, confermando le mie peggiori paure. E infatti le porte della cattedrale si aprono. Alcuni uomini incappucciati si avvicinano a me, lentamente. Non mi afferrano, non mi catturano. Sono io a venire spontaneamente con loro, lì dentro. Ho già capito cosa fanno là dentro, alle anime abbandonate, mentre scendo quell'eterna scalinata verso le profondità. Quanto vorrei che praticassero orribili torture, ma non è quello che fanno qui. Nessuno qui viene torturato. Sarebbe una benedizione se così fosse. Se qualcuno viene in questo posto orribile e viene poi torturato, questo significa che esiste qualcosa di peggiore di questo limbo, che esiste un gradino più basso, qualcosa di peggio di questa esistenza amena. E invece non esiste niente. Non c'è niente, nulla di peggio del vivere qua. È quella la tortura peggiore possibile. Non c'è nulla di peggiore. E così tutti sono destinati a passare l'eternità in un luogo di eterna e infinita sofferenza. Quello che fanno qua dentro è semplicemente cancellarsi, togliersi la vita per davvero, perché alcuni di loro non ne possono più di questa orribile tortura. È talmente straziante che la condanna può solo venire cancellata, morendo una seconda volta. Mi mostrano anche il luogo dove questo avviene, dove i morti muoiono. Il loro unico modo di uscire da questa prigione. I morti non sono mostri, sono miserabili. Soffrono così tanto che letteralmente non c'è nulla di peggio per loro che stare in questo posto buio e noioso, e ci devono stare per tutta l'eternità. Così tanto che alcuni decidono di annullarsi spontaneamente. E noi li abbiamo obbligati a fare questa scelta. E così passano il tempo a decidere ogni giorno se continuare a vivere lì, soli, e guardando i loro figli e nipoti che hanno tirato dentro, morire ogni giorno di più dentro, o se togliersi la vita.
La maggior parte di loro sceglie di continuare così, forse per autopunirsi per le loro colpe. Ma una minoranza abbastanza piccola da garantire la crescita della popolazione di Necropolis ogni notte decide di farla finita, nel luogo dove non arriva la luce del cielo, negli abissi più profondi sotto la terra, sotto la nostra terra, dove non nasce la vita e dove esiste soltanto la morte, anche la morte può morire. So di non aver capito tutto di questo mondo, so che ci sono riti e divinità orribili che vengono venerate qua dentro, so che molti morti, dopo decenni chiusi qui dentro, possono sviluppare mentalità contorte e perverse, con chissà quali piani terrificanti. Mi offrono un pezzo di melograno. Lo rifiuto. Mi ringraziano per la visita e mi dicono che posso ancora tornare a casa. Ho il permesso di ripartire. Ma dovrò sbrigarmi, e qualsiasi cosa accada non potrò guardarmi indietro, mai. Non devo voltarmi, qualsiasi cosa sentirò. Se lo farò, apparterrò questo mondo. E così inizio a camminare, sentendo un gigantesco verso animalesco, come un ruggito acquatico, mentre salgo le scale, che viene dalle profondità di questo tempio. Mi metto a correre, stando attento a non alterare la mia vista correndo. Corro nella piazza sentendo le porte che si chiudono alle mie spalle. Corro per le strade sentendo alcuni chiamarmi per nome, sentendo anche voci familiari ogni tanto. Corro sempre più veloce, sentendo richiami che parlano della mia vita, delle mie colpe, dei miei desideri. Corro per di fiato sentendo una massa di persone sempre più grande correre dietro di me. Corro soffocando, sentendo marce funebri e tamburi che mi inseguono. Corro fino alla cima del cratere. Sento suoni terribili. Non so quale animale titanico possa produrli. Ho la tentazione di girarmi per sapere se mi guardano. Stavo per farlo, ma mi sono fermato appena in tempo, rimproverandomi per la mia curiosità. Quando mi tocco il viso, per il bruciore all'occhio, mi accorgo che la parte del viso che stavo per fare girare è ricoperta di sale. Mi metto a correre togliendomelo di dosso, scendendo le stradine sempre di più, correndo per le viuzze cercando di riorientarmi, senza cadere nella labirintica trappola che mi riporterebbe indietro, facendomi guardare alle spalle. Per fortuna il succo di melograno è stato utile per segnare i muri, al fine di orientarmi e non perdere la via. Correndo tutta la via molto più velocemente, senza tutte le deviazioni. Sento i rintocchi, sento che ormai manca poco a mezzanotte, il tempo sta per scadere. Corro verso la stazione, che vedo sempre più vicina, sento le orribili bestie lanciate al mio inseguimento. Sono arrivato fino alla stazione, esausto e pronto ad abbandonare questo mondo oscuro e senza luce. Non metterò più piede in questo inferno. Ma lo farò. È vero. Non come visitatore, ma come residente. Posso scappare, posso rifugiarmi in vane illusioni, ma prima o poi morirò. Sento già i miei polmoni. Iniziano a dare disfunzione. Funzioneranno ancora per molti anni, ma prima o poi tornerò qui e non potrò più andarmene, e sarà una permanenza eterna che loro renderanno orribile, che io renderò orribile. Ma non dovrei preoccuparmene, non sarò io a finire qui. Sarà solo un mio clone virtuale, una copia identica. Io sarò morto, non sentirò e non pagherò le conseguenze. Posso anche vivere tranquillo il resto della mia breve vita. Loro si vendicheranno su un'altra persona. Sono tornato nel mondo dei vivi tutto intero. Non ho più pagato per nessun parente, ho disinstallato l'app e ho spento tutti i dispositivi di casa mia, staccandoli dalla corrente e togliendo loro la batteria. Sono andato negli uffici della Microzone e ho firmato la disdetta nella speranza di avere ancora un minimo di proprietà sulle mie informazioni. Non creerò mai un profilo virtuale basato su di me e mai lo farò. Sinceramente, preferisco morire. Se questo film ti è piaciuto, dai un'occhiata al mio TP, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio dei premi. In descrizione trovate anche il mio libro e le magliette. Se questo video ti è piaciuto, ti invito a mettere mi piace e ad iscriverti al canale. Ringrazio i miei Patreons e ci vediamo al prossimo video.